Beh, un tema importantissimo, forse ancora sottovalutato dai cittadini, diciamo, dell'Italia meridionale, perché rischia di spaccare l'Italia in due. Passeremmo da uno Stato repubblicano ad uno Stato federale. Che cosa significa questo? Che probabilmente, anzi quasi sicuramente, i cittadini delle regioni del sud non avrebbero le stesse opportunità dei cittadini delle regioni del nord. Si inseriscono elementi pericolosissimi di differenza, anche ad esempio rispetto alla classe imprenditoriale dell'Italia meridionale. Io facevo l'esempio poc'anzi: in questi anni la Regione Puglia ha potuto mettere a disposizione per la crescita del tessuto produttivo oltre 3,3 miliardi di euro nella scorsa programmazione economica, e che ha sviluppato oltre 40.300 nuove unità lavorative annue. Come diceva il professor Viesti, come è cresciuta la Puglia dal 2018 al 2022, nessuna regione in Italia lo ha fatto. Queste risorse rischiano di non poterle avere più, per la semplice ragione che con il residuo fiscale le regioni del nord avranno la possibilità di trattenere sino al 90% di questo residuo fiscale. Cos'è il residuo fiscale? È la differenza tra le risorse che si ricevono dallo Stato rispetto a quelle che poi si versano invece indietro per quanto riguarda il contributo, per quanto riguarda tasse e imposte. Beh, da questo punto di vista noi avremmo il rischio che molte imprese del sud si potrebbero trasferire al nord, perché lì avrebbero un sistema di tassazione molto più agevolato rispetto a quello meridionale, e quindi creeremo ancora più differenza ed una divaricazione maggiore ed una perdita di lavoro, oltre a perdite di opportunità e di crescita del nostro territorio. Quindi è un aspetto importantissimo, e noi dobbiamo far conoscere quanto più possibile ai cittadini pugliesi e di tutta l'Italia, perché questa legge va avanti ed è molto molto pericolosa.